da Marghera e da Mestre, dai quartieri di Mestre, abbiamo voluto portare il nostro contributo a questa grande iniziativa. Abbiamo portato i nostri striscioni, ne abbiamo colorati tanti, che rappresentano tutti i problemi, le contraddizioni, la necessità di avere una serie di diritti che non ci sono nei nostri territori della terraferma. Li abbiamo perciò colorati e dipinti con questa voglia, appunto, di rappresentare il diritto alla necessità di avere un ambiente sano, di avere il diritto alla salute, all'ambiente, a una vita degna. Per colorare questi striscioni dobbiamo però anche cancellare quel sistema sbagliato, produttivo, sociale, economico, che ci costringe a una vita appunto sbagliata. È la nostra arma migliore, la nostra gomma migliore per cancellare questo, sono le nostre lotte, sono le mobilitazioni che quotidianamente dentro i quartieri, dentro questa città metropolitana si stanno dando continuamente, dentro la nostra capacità di auto-organizzarci, di costruire comitati e quant'altro. Questa è la nostra forza sicuramente. È anche una forza che noi cerchiamo di rappresentare la necessità di cambiare aria, di avere un'aria migliore, non solamente ovviamente qua a Venezia e dintorni, ma in tutto il pianeta. Ce lo richiedono i tantissimi, i milioni di giovani che in tutto il mondo richiedono la fine di questa crisi climatica incredibile. Lo richiedeva anche Floyd nel momento in cui è stato ammazzato dalla polizia, soffocato, e richiedeva aria anche lui. Vogliamo respirare un'aria nuova che giunge dalle metropoli americane, con le rivolte che ci sono in tutti i quartieri. È un'aria nuova che vogliamo avere anche nei nostri territori, perché è un'area di libertà, di cambiamento, di sguardo verso il futuro. Ed è per questo che abbiamo scritto nello striscione che tra poco appunto stenderemo: non vogliamo che l'inceneritore distrugga il nostro futuro, perché oggi il problema vero nei nostri territori dal punto di vista ambientale è proprio questo progetto terribile presentato da Veritas, ecoprogetto, che ha come fiancheggiatori e come mandanti poi quel sistema economico e politico terribile che si basa sulla Regione Veneto, sulla Giunta regionale del Veneto di Luca Zaia, con tutto il supporto poi della Giunta comunale Brugnaro, che vuole appunto distruggere il territorio, ma per fare come sempre Marghera, pattumiera d'Italia, Marghera un grande business per i rifiuti. E allora ecco che ci propongono un inceneritore enorme che tratterà enormi quantità di rifiuti provenienti anche da tutto il Veneto, con gravi ricadute ambientali non solamente per il nostro territorio ma per tutta l'area metropolitana. È un problema enorme, perché come veniva detto anche negli interventi iniziali, questo ricade in un'area che è estremamente fragile, pericolosa, come quella di Porto Marghera. L'incidente alla Sigma di circa 20 giorni fa da un lato dimostra tutta l'arroganza dei padroni, della voglia che hanno di continuare a fare profitti sulla nostra salute, tagliando la sicurezza, tagliando la manutenzione, il tutto per crearsi appunto nuovi soldi, un portafoglio sempre più gonfio. In una situazione di questo genere non possiamo immettere un'altra produzione di morte, in una Porto Marghera che si estende sempre di più verso questo taglio, cioè quello di avere sempre più centrali elettriche, non importa se a carbone o gas, sono sempre gas climateranti, pericolosi. E ovviamente un territorio che da un lato punta a questo e dall'altro taglia completamente con le bonifiche, con la sua rigenerazione. Questo è il problema vero che oggi viviamo,
è un problema che si estende, che non è mai stato un problema, come dire, di Marghera, ma investe tutti i territori, perché quando si punta e si pensa di portare le grandi navi a Marghera, si attua e si ragiona attorno a un crimine per la salute e l'ambiente, perché si pensa di spostare i problemi, che però i problemi rimangono, anzi si accentuano, perché appunto le banchine dove dovrebbero attivarsi appunto le grandi navi sono delle banchine piene di impianti pericolosissimi, c'è la possibilità di un effetto domino, oltre al fatto che c'è anche questa voglia appunto di quel sistema produttivo che dicevo prima di trasformare tutto in turismo, nella grande economia turistica, e noi non ci stiamo, perché portare le grandi navi a Marghera significa quello, perché tutto quello che è stata l'economia che si è costruita, voluta in prima persona dal sindaco Brugnaro, è quella di costruire anche a Mestre e dintorni un distretto per il turismo, per gli alberghi, ne sono sorti, costruiti una marea, migliaia e migliaia di posti letto. Allora una volta Marghera era il dormitorio per gli operai, oggi vogliono trasformarlo nel dormitorio per i turisti. Noi non ci stiamo e vediamo appunto che ci sono delle possibilità di cambiamento, perché tutti quei grandi, piccoli comitati che da tempo si muovono nel nostro territorio e che rivendicano appunto la fine della cementificazione, più verde, più diritto appunto al vivere giusto, cioè più diritto al reddito, più diritto alla casa e quant'altro, dimostrano che la possibilità di cambiare è tanta, e l'abbiamo vista anche a Marghera con un'enorme assemblea che abbiamo fatto la settimana scorsa per contestare l'inceneritore, oltre 600 persone si sono ritrovate, come il giorno dopo un migliaio appunto di giovani si sono ritrovati e sfidando anche i divieti della polizia hanno marciato per Mestre per rivendicare un mondo diverso. Noi non tomiamo niente e nessuno, siamo qua proprio per rivendicare questo. Sappiamo che sulla questione dell'inceneritore ci sarà la prossima venuta del Ministro dell'Ambiente. Al Ministro dell'Ambiente diciamo già subito questo: preferiamo che rimanga a Roma se deve venire soltanto per raccontare frottole. È meglio che venga solamente con un'unica decisione: bloccare le grandi navi, bloccare l'inceneritore. È questo che vogliamo. Come lo diciamo chiaramente anche all'assessore Botaccin e al sindaco Brugnaro e a Luca Zaia, non ci sono mediazioni su nessuna delle nostre vertenze, non c'è scampo, non vogliamo fare che venga fatta campagna elettorale sulla nostra pelle, sulla nostra salute. L'unica richiesta che noi abbiamo: chiudere con le produzioni inquinanti, chiudere con le grandi navi, avviare un territorio compatibile e sano per tutti. Questo vogliamo. Grazie.